Ben ritrovati amici di Stylis, al nostro appuntamento settimanale con Week News, le notizie della settimana. Iniziamo con politica. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede con l'accelerazione del piano dei vaccini una via d'uscita non lontana. Lo ha detto il Premier Mario Draghi in un videomessaggio alla conferenza verso una strategia nazionale sulla parità di genere. Ci troviamo tutti di fronte in questi giorni a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus, ma soprattutto il governo deve fare la sua, anzi, deve cercare ogni giorno di fare di più. Passiamo alle notizie dal mondo. Non è da imputare alla regina Elisabetta, 94 anni, né al 99enne principe consorte Filippo, il commento di tenore apparentemente razzista che un membro della famiglia reale britannica fece a suo tempo ad Harry, sul timore che suo figlio potesse avere una pelle troppo scura, prima che sua moglie Meghan, ex attrice di origini materne afroamericane, desse alla luce il piccolo Archie. Lo ha precisato lo stesso duca di Sussex, in un brano dell'intervista Oprah Winfrey, non andato ieri sera in onda per mancanza di spazio, ma recuperato oggi con altre clip dalla CBS in un talk show del mattino. Il razzismo contro Meghan è stato in larga parte alla base della decisione dei duchi di Sussex di lasciare il Regno Unito e la famiglia reale, ha detto ancora il principe, ricordando le parole di un imprenditore che lo invitava a non reagire, poiché altrimenti i media avrebbero distrutto la nostra vita e poiché a suo dire il regno stava in un paese molto intollerante. Musica. Amadeus e Fiorello hanno svelato il podio a notte fonda. Trionfano i Maneskin, seguiti da Fedez con Francesca Michielin. Solo il terzo, il super favorito, Ermal Meta. Un finale quindi a sorpresa, con il televoto che ha rivoluzionato le classifiche delle serate scorse, quando a votare era l'orchestra e la sala stampa. Il televoto ha premiato il rock and roll, l'energia e le performance sensuali del gruppo romano, arrivato alla ribalta grazie all'undicesima edizione di X Factor. Secondo posto quindi per Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, terza piazza per Un milione di cose da dire di Ermal Meta, premio della critica Mia Martini a Willy Peyote, premio Sala Lucio Dalla a Colapesce di Martino. Musica e cinema. Dedico questo premio all'Italia, alla mia famiglia, alla mia bimba, che di questo giorno vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi e che sempre bisogna credere nei propri sogni. Prima donna a vincere con una canzone in italiano, Laura Pausini trionfa ai Golden Globes con Io sì. Brano scritto con Diane Warren, pluripremiata compositrice statunitense, già 11 volte nominata agli Oscar. È la canzone originale del film La vita davanti a sé, con la regia di Edoardo Ponti, che segna il ritorno alle scene di Sophia Loren con una storia d'amore, di accoglienza e di condivisione. Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards, ha aggiunto. Che emozione pazzesca e che grandissimo onore. È veramente un privilegio essere la prima donna ad aver vinto con un brano tutto in italiano. Sono felice per questo traguardo, ha proseguito l'interprete, soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé, dedicato a tutti quelli che desiderano e meritano di essere visti. Pagina Gossip. Con una serie di scatti social, Ludovica Valli ha annunciato ai follower di essere diventata mamma. Anastasia Ludovica Di Gregorio, sei la ragione della nostra esistenza. 8 marzo 2021, a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita, ha scritto l'ex tronista per annunciare la nascita della bimba. Per lei e per il suo compagno Gianmaria Di Gregorio, con cui fa coppia dal 2019, è la prima figlia. Passiamo ora alla TV. Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, diretto da Lucio Pellegrini per Groenlandia e Rai Fiction, Carosello Carosone è il film TV su Rai 1 il 18 marzo in prima serata che racconta l'ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di Renato Carosone, il musicista italiano più famoso al mondo. Un'avventura rocambolesca e colorata, all'insegna della musica, del divertimento e della sperimentazione. A vestire i panni del musicista napoletano, il giovane Edoardo Scarpetta, l'amica geniale Capri Revolution. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani. Scarpetta porta questo nome così importante proprio perché è il trisnipote del famosissimo commediografo. Chiudiamo con lo sport. Altro giro, altra corsa. Per il secondo anno di fila la Juventus saluta la Champions League agli ottavi di finale della manifestazione, dopo essersi qualificata come prima ai gironi e aver pescato una delle avversarie più abbordabili del lotto delle prime 16.
L'anno scorso è stato il Lione a segnare la fine della corsa all'Europa bianconera. Per questa stagione è toccato al Porto. La squadra di Andrea Pirlo non riesce ad avere la meglio, nonostante la superiorità numerica. All'Allianz Stadium finisce 3-2 dopo i tempi supplementari. Il Paris Saint-Germain elimina il Barcellona e vola ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-4 dell'andata, ai parigini basta un 1-1 casalingo per passare il turno. Il Liverpool replica il risultato dell'andata e supera il Lipsia per 2-0, garantendosi l'accesso al turno successivo. Grazie per essere stati con noi, amici di Stylist, e arrivederci alla prossima puntata.